È importante andare a votare l'8 dicembre per il Partito Democratico, per il Partito Democratico che vogliamo costruire oltre questo governo, ed è per questo che ho scelto di sostenere il candidato Gianni Cuperlo, perché fa una proposta politica seria, una proposta politica che non guarda solo al domani ma che guarda al futuro, ripensando a quello che è il modello non solo del partito ma il modello di sistema che vogliamo costruire, un modello che sia più giusto, più equo e che tenga davvero presente i bisogni reali delle persone. I bisogni reali delle persone passano attraverso il lavoro, la dignità del lavoro, la centralità di avere uguali diritti, maggiori diritti per tutti e soprattutto un partito che ritorni a mettere al centro le parole in maniera chiara e trasparente. Le parole sono sinistra, le parole sono uguaglianza sociale, le parole sono laicità e diritti per tutti. Solo così usciremo più forti da una crisi che ci ha cambiato profondamente, ci cambierà ancora e per uscirne diversi e migliori dovremo provare a ricostruire insieme una comunità. Per questo scelgo Gianni Cuperlo, perché non è un rottamatore ma è un costruttore di reti e di relazioni, e di questo noi abbiamo bisogno per ripartire più forti anche dopo l'8 dicembre.